Sono Rocco Bras nel cespuglio, Oh, Namaste. Bella MTV, questa è una parte molto importante del mio living, che è una libreria, diciamo, poliedrica. Lobby Way, grazie al Prime. È un po' una vetrina delle mie passioni più grandi. Non significa proprio quello. L'hai fatto te il quadro? Ti hai dato tu il titolo? Ci penso io. Chiaramente il mio Namaste ha un altro significato. C'è una selezione di alcuni. Mike Tyson True? Qua c'ha un quello che si spara col serlo, selfie stick, il tizio che fa quelle cose là, come si chiama? L'artista Marco Alessandro Ercip Cornella. I miei DVD preferiti, questo è Christopher Walken, il mio attore preferito. Cornella. Questo libro su Cronenberg, che è il mio regista preferito. E poi c'ha tutti i manga. E poi ci sono un po' di film, c'è una collezione di Stanley Kubrick, c'è qualche hit italiana. City of God. Andrea, grazie per me. Il mio nome d'arte, non poteva mancare. Dai, raccontacelo! E questo comunque io sono qua ho un sacco di arte italiana. Dai, raccontacelo! Non è zero essenziale, zero essenziale! C'era questo protagonista che era un ragazzino, si chiamava... No, perché io da ragazzino ho sparato in bocca a uno. No, davvero? Zero essenziale. Padino che poi subisce un rito di iniziazione e diventa zio Pechegno. Quindi questo mio amico disse, Gue Pechegno, allora tutti a ridere, nacque come una cosa da ridere. In realtà il mio nome è Gue Guercio per l'occhio. Serie TV, c'è Breaking Bad, il cofanetto con anche Heisenberg. Mario Heisenberg. Diciamo che praticamente per ognuno di questi film, che è solo una piccola selezione, sono stati citati nelle mie rime almeno più di una volta ognuno di questi film, di queste serie, quindi bravo. Bravo, Tarantino. Vabbè, ci questo stiamo concentrando veramente... sulla libreria? Sono passati 2 minuti e 31 soltanto di libreria? Una hit. Che cazzo? Che cazzo è? Che cazzo è? Non sei te, impatto. Devilman. Comprato a Tokyo. E da tutte foto originali dell'epoca. Ci sono alcune perle come questa. Devilman. Non so se cos'è meglio tra il cappello di John Travolta e quello di Bruce Willis. Beh, piccola battuta. Ah no, vabbè, c'è. Come vedete qua ci sono anche dei libri. La differenza qual è? Come cazzo si chiama questo video? Ah sì, tra musica, gadget e design. Vabbè, ci sta. Scusate. Questi pochi libri che ci sono li ho letti tutti. Almeno non sono per bellezza. Sto giorni ho messo a mangiare i minestrini. Ogni volta che scureggio sembra che ho cacato per terra. Sciga, grazie per me. Senza dubbio. Italiani, bello stranieri, mio, come va il viso, no? Questo forse t'apposto. È uno dei miei autori preferiti. Cioè, anche sto scorreggiando in continuazione, ma sta di merda, una blatta. Questo è un libro fighissimo. Guarda che libro consumato, si vede che l'ho letto. No, c'è pare il cepisciato sopra. Qui è pieno di pezzi da collezione. Vogliamo sapere. Il sound effect, incredibile, azzeccato. Qui è pieno di pezzi da collezione. Vogliamo sapere tutto. Venendo verso di qua ho visto un cavaliere dello zodiaco marmo dal mio amico Nazareno Biondo, come del resto questo spacca. Pugno di Fabio Viale, super famoso, bellissimo, è uno dei miei scultori marmo. Artisti preferiti attualmente, spacca. Lavora il marmo e lo tatua, questo qua ha spaccato e lo tatua il marmo, impossibile. Questo qua è fatto da Marassana, ha una particolarità che è fatto con i guantoni. Lui essendo un ex pugile col colore... Ah, ha tirato cazzotti a una... Ha preso a cazzotti una tela? Ma Mauro! Posso provarci pure io? Diciamo, prendendo a pugni la tela, crea l'opera. Quando poi, diciamo, ti dà l'opera, ti dà il guantone con cui l'ha fatto e dentro c'è la bombola. Che hit. Fighissimo. E poi, vabbè, tutto il design... Leo, grazie di questo. Questo è Cavs che viene dai graffiti. Ciao Simo, vorrei tu già ti le palle. È il Brugaliffo. È il Brugaliffo che è stato accoltellato. Solo gran cultura. Si può notare infatti il sangue questo nel punto di rottura dove... della tela. È vero. Wow.
mi acculturo, dove leggo libri di fotografia come per esempio questo, dove leggo, guardo, in realtà lavoro anche, ma comunque diciamo sono in una zona artistica perché sono circondato da opere, qui ho i miei vinili, alcuni praticamente uguale a quello che c'ha Gue dentro al salotto, eh? Non vorrei. E poi ho molti vinili anche che colleziono, da questi ce li ho proprio, leggo da libri di foto, bonk. Il vinile, mamma, grazie, secondo me è un oggetto, sono la mamma di un bacio da Andrea e a Mauro, ricordo che ci sono i fanatici del digitale, sono aspetti che ti metti in impegno per lo streaming, salgo su Milano e ti do pizza in faccia, ok mamma, cultura hip hop, non posso stare senza vinili, quindi non è che li suono tutti i giorni, però mi piace avere il giradischi, mi piace avere, averli accanto a me come vibe. Quarto mese, a breve nascerà tuo figlio cuore e viola. Qua per far capire le hit che ho, prendiamone uno a caso e guarda cosa tiro fuori. Tiro fuori Bounty Killer featuring Fugees. Questa roba è veramente una perla, parliamo del 96. Quel video lo mandavo in onda quando tu avevi 16 anni. Che? Quel video lo mandavo in onda quando tu avevi 16 anni. Que? Ma che vuol dire? Quanti anni c'ha questa che parla? Ma che flex è poi? 230 mi sembrano un po' eccessivi. Dove sei andato? Uè, biglietto dov'è? Dai scherzo, vieni, entri in museo gratis MTV. Ah ma per... Bro! Ma la voce non è una... noi non dobbiamo immaginare la voce come la voce, come un essere umano, ma immaginarlo come MTV che parla. Non è lei che è la la personificazione di MTV, ma è terribile. Dai, non basta con sti pepega. Non l'avevo capito, pensavo che era questa che parlava e basta, penso che c'era una presentatrice. MTV è hanno scelto una... Vabbè, madonna... Qui c'è un po' di tutto. Qua al centro abbiamo questo fantastico Cimelio. Devo ringraziare il mio amico Gigi per avermi fatto questo regalo, che è diciamo una delle cose più belle che ho e che terrò sempre nel mio cuore e nella mia casa, nelle mie case, però in particolare queste qua. Il quadro ho fatto un artista di Los Angeles, Sophie Kiffner, è una figata perché praticamente lei l'ha dipinto. Rigo, grazie 10 euro! Così. Cioè, guardando la è foto. È molto cringe questa luce che parla. Cioè, non guarda mai la tela. Bellissima, questa è una figata, l'ha dipinto così. Infatti, è venuto così. Ha spaccato. Questa è la copertina originale, questo è il quadro. Ma ha fatto anche più bello. Mazza MTV, come sei invadente, pure in camera da letto puoi venire, vabbè. Dai, via. Voce tra 3, 2, 1. Questo è un luogo magico. Ora. C'è la taxi, sta pop, cioè sta action. Ha comprato i denti, Vedi, da qua si possono... Che era Fucico sul pistolotto. Attuare varie riflessioni guardando fuori, qua c'è una vista sulle montagne, poi abbiamo uno specchio panoramico per scopare, certi di non perdersi nessuna visuale, ma soprattutto questo ti racconterò MTV, questo letto è un futon, che è un letto giapponese, perché io dormo bene sul duro, in più attutisce gli urti. Vabbè, scopi in botto, ci sto comodo e lo uso, cioè spero di non cambiarlo mai. E di MTV, questa casa è molto artistica, è molto stilosa, vedi il balcone, molto organizzata. Per esempio qua c'è una piccola, parte di armadio, solo che non so bene neanche dove vestirmi esattamente. Però qui abbiamo per esempio uno scompartimento che contiene il mio oggetto di vestiario preferito, che è la tuta. Purtroppo la società ci impone di metterci jeans e a volte anche dei vestiti, ma io vorrei vestirmi sempre in tuta. Non è vero, cioè sì, quello è vero. Quindi dei pezzi incredibili old school, come puoi vedere da questo materiale, comunque stile soprano, cinigna. Satinato. E chi più ne ha più ne metta. Vabbè, non è male. L'avventura continua di qua. È umile. Quindi, vabbè. Qui abbiamo tute di cinigna gessate, abbiamo tute svarovscate.
designer tra puntate. Questa è seta e velluto insieme. Tra l'altro sono stato, penso, uno dei primi, non il primo in Italia, tra le altre cose che ho fatto primo nel rap game è stato fare questo pezzo dedicato alla tuta di felpa. Dopodiché tuta molti felpa. Artisti hanno fatto dei sequel sempre dedicati alla tuta, però l'original, il primo, è tuta di felpa. Un po' l'MTV, un flexino particolare. Oh, fammi vedere che cazzo c'è là sopra. Però l'original, il primo, è tuta di felpa. Bella MTV, questo. Ok, come si chiamano questi qua che non mi ricordo mai? Come si chiamano questi? Come si chiama questo? I Cous. Cous, che Cous? Cous, c'era pure Lussorio. Sono carini, sono molto carini. Poi qualche cazzo c'è? Uno Scarface su una tavola. La Mona Lisa. Qua manca solamente... C'è un frigo? Una specie di sciabola. Manca solamente il quadretto... Il bonk, il mio questa bonk. Questa è un'altra sala favolosa. Ma questo è un bonk? Scimmia. Non saprei come definirla, perché in realtà è un po' lavoro-piacere, no? Quindi diciamo piacere. Interessante. Qui c'è un palo da lap dance, ma purtroppo mi è stato fatto togliere da poteri alti. Qualcuno ci ha fatto una soffiata. È stata la mamma. MTV, smettila di guardare. Abbiamo ancora pezzi d'arte. Questi sono Cavs, c'è un loro fratellino che vi ho fatto vedere di là. Quanto costano? 1200 euro a pezzo? 2000 euro? Costeranno? Fino qua là, insomma, c'è un po' di tutto. Questo deck di Scarface, Scarface, insomma, è un caposalto. Assurdi Robby di cose, bello Maduxetto. Sì, vabbè, sono carini. Sono bei pezzi. Continui riferimenti a Pacino e a Scarface, in ogni caso che si rispetti. Come faceva quel tuo pezzo? 2000-3000 euro. 17 salì a Milano, io godo. Tomoko Murakami. Per Murakami. MTV, attraverso l'arte ho delle istruzioni per te. Non parlo, non sento, non vedo. Madonna! Poi diciamo che traghettandosi poi al fuori abbiamo anche... Hip-hop. Diciamo una spa pre-Yakuza. Questa spacca. Solo che è un po' strano metterla... Cioè, è figa, però nel salotto così è un po' strana. Cioè, metterla in un ambiente tipo bagno, no? Ci si può fare una sauna. Cioè, penso che non la utilizzi mai. Ha soltanto detto, mo la compro, poi basta. Sorridi bastardo, that's the time. Bene, MTV, qui... Ah, ma era un cigno, non era un pisellone. Dove festeggiamo ogni singolo disco di platino, quindi... Fortunatamente c'è tanto da festeggiare. Perché non l'hai messa qua la sauna? Al tipo? Prossimo disco di platino ci aspettiamo un invito. La location parla che da sola. Che cazzo era quello? So che vorresti fare un bel bagno. C'ha 5 case e cazzo ne frega, beh, pure vero. Non è né stagione né il momento. Sala streaming? Gue Pequeño si scrive i nomi dei sub addosso? Hot Tube? Bikini Stream? Con Jake? Vieni che ti faccio vedere qualcos'altro. Questo è uno dei miei pezzi preferiti. Forse MTV l'avrei vista nella serie Lupin. Il Driade. È un trono dove ammettilo che l'unico motivo per cui non leviero. Vuoi sentire la voce di MTV è perché vuoi segartici sopra ma non puoi. Laga, grazie per il tuo bizzo. Secondo me è una bella aria fresca. Sbo, grazie al premio. Lo fido. Levriero. È finto, qui. Sei pazzo. Abbiamo delle pellate, delle camosciate, dei Laurent degli anni 80, stile Manny Ribera in Scarface. Ok, gli occhiali secondo me sono una figata incredibile. Cioè, avecci un botto... Gli occhiali mi piacciono un sacco. Perciò, si è presi a Miami. Poi immagino che c'abbia degli occhiali incredibili. Qui c'è una infatti. Collezione di Casal invidiabile, da quelli più... Immaginavo. Antichi. Immaginavo. In vista. Gli occhiali spaccano, regà. TV, a te starebbe bene anche questo. Questo è un vintagissimo. Bello mascherinato. Bellissimi! Se solo potessi metterli. Che tosta il durex. Questa è un'estensione dell'altro guardaroba, un po' più classica. Sì, sì. Abbiamo alcune memorabilia, alcuna collezione di Kangol. Kangol. Comunque è pieno di stronzate, qua dei... Cioè... Gli autentici... Ciccio Merino. Qua abbiamo degli Ciccio Merino c'è la stessa. No. Che? Aspetta.
pezzo. Cioè, tra niente, autentici pezzi di storia. Questo è l'abito con cui ho cantato a Sanremo assieme a Mahmood, l'anno in cui vinse. Righi, grazie tanto. Un sacco di vestiti personalizzati. Questa è un'occasione del mio album Gentleman. Un saluto questo da un pentito un di 45 anni. Questo un da Uter per Santeria. Bro, sei mio padre. Io però ti rispetto. E un saluto a te. Da 7 mesi, tra l'altro. Il disco con Marrakesh. Questo è un vestito che ho usato per suonare a Forum d'Assago interamente. L'età è solo esperienza. Abbiamo una collezione di maglie da calcio autografate, personalizzate, regalate, spesso con autografi. Belle. Io non seguo in realtà il calcio, però massimo rispetto per tutti i giocatori che mi hanno regalato le maglie. Ci sta, sacco. Chi è? Però ha fatto 2 telefonate, abbiamo apparecchiato tutto, hai visto? Quindi problema risolto. Che sta a mangiare? Allora, l'angolo destro, Mark Lucas e Igor Grebesic, che sono i miei filmmaker, i miei fotografi da sempre. Abbiamo realizzato, scusate, sto mangiando un salame. No, tranquillo. Abbiamo realizzato insieme un salame. Un sacco di video e scatti iconici, tra cui la copertina di Vero, la copertina di Mr. Fini. Alcuni tra i video più... Bellissima. Tra l'altro... Tra cui la copertina di Vero, la copertina Come si chiama di la foto Mr. originale? Fini. Alcuni tra i video... Come si chiama la foto originale? Però sì, effettivamente è un po' questa agitazione qua, no? Video più fighi della mia produzione, come quella di Mr. Fini, alcuni tra i video più fighi. Guarda Giuliere tutto alienato. Giuliere! Righi, grazie a te. What? Che cazzo è il rumore che ho sentito allora? Produzione come Squalo, come Cipo ultimamente. Fratama. Gioiera. Davide Ulloa, che è il mio braccio cugino destro. E alla griglia il grande Master Aldo. Dai Aldo! Che è grigliatore. Raga, uno, averci una griglia in casa, soprattutto col gambino, è totale. Averci, il mio sogno è erotico, è proprio totale, assurdo, averci una griglia in casa, raga. Maestro di box. Maestro una di griglia vita, in balcone, mamma mia. Oh. Personaggio... chiave. Same, grazie un mesi, bentornato. Hot and spicy e taste. Non so chi è Sandra. Simone Cresti, in piedi a Sandra Milo. Non so chi è Sandra Milo. Brindisi MTV, MTV, grazie. MTV non mangia, la signora MTV. Tutte le cose belle hanno una fine, quindi gentilmente ti invito alla prossima volta. Mattia, grazie di avermi. Grazie, un bacione MTV. Sei sempre benvenuti, però no, dai, dai. Sì, però dai, ecco, scritta. Facciamo questa scrittata, dai, sì, adesso, però poi vedete, però ora, no, dai, su, po', dai, non ci vuole. Porco Giuda.